di un popolo e di una comunità fatta di donne e uomini che insieme hanno contribuito a scriverne la propria storia, costruendo giorno dopo giorno la propria identità. Luigi Pocchino resta la memoria di un paese e quindi non si può tralasciarne la sua biografia. Partiamo da qui. Il 3 novembre del 21 nasce ad Avice Luigi Pocchino, primo di due figli. Vive i suoi primi anni nelle campagne amicesi. Nell'ottobre del 28 si iscrive alla prima classe delle scuole elementari ed incontra in un'aula di fortuna di via del Rosario ad Avice alcuni di quei ragazzi che poi diventeranno uomini e l'accompagneranno per il corso della sua vita. Conseguito il diploma delle scuole medie inferiori, sostiene gli esami per accedere al ginnasio per due anni a Lacedonia e poi a Benevento. Nel 39 ottiene il diploma di abilitazione magistrale. Immediatamente comincia a ricoprire diversi incarichi come supplente nelle scuole elementari di Ailano, Santa Lucia e San Giovanni a Marcopio. Negli ultimi anni del conflitto mondiale è chiamato alle armi in terra straniera. La famiglia riceve sempre meno notizie dal fronte. Racconterà poi di essere rimasto prigioniero per 5 mesi in Grecia e di essere tornato a casa con mezzi di fortuna. L'esercito lo concederà con il grado di sottotenente. Si iscrive alla facoltà di magistero, corso di laurea in pedagogia, ma continua ad insegnare. Abbandonato l'insegnamento in metà anni 50, comincia una nuova attività, questa volta come segretario di direzione. Da scapolo si trasferisce nella casa in via Garibaldi ad Avice, ma non vive da solo. I nipoti e la sorella Carmela inizieranno a tenergli compagnia. Negli anni 60 riceve un nuovo incarico e lui, in qualità di ispettore scolastico della prima circoscrizione di Benevento, contribuisce ai processi di alfabetizzazione e alla rinascita culturale della popolazione di Avice, istituendo per diversi anni corsi popolari. Nell'inverno del 56 il paese perde il suo primo cittadino, il sindaco Cantelmo. Una nuova stagione politica sta per aprirsi. Ma Luigi Pocchino non sembra badarci, sordo ai richiami degli amici che insistono per candidarlo. Dopo varie sollecitazioni, a 36 anni Luigi comincia a pensare a quel nuovo importante incarico, si decide e si candida. Da qui la storia che lo porterà alla guida del paese per circa 50 anni, con un susseguirsi di eventi, i terremoti del 62 e dell'80, la ricerca di fondi per la ricostruzione e alla fine il trasferimento. Il suo perno fisso è dare a tutti i suoi cittadini una casa nuova e strade asfaltate, così che anche i contadini potessero arrivare in città con i piedi puliti. Zio Luigi ha interpretato la propria carriera politica come una missione volta a migliorare le condizioni di vita della comunità che l'ha chiamata a rappresentare. È stato un amministratore al quale la comunità ha voluto bene perché era capace di mettersi al servizio e di dialogare sempre con chiunque, ascoltando e offrendo risposte. Le visite per le contrade, il dialogo erano per lui fondamentali per edificare la sua amata comunità, non solo attraverso strutture e servizi, ma instaurando un clima di cordiale serenità. Un grazie pertanto va a tutti coloro che oggi con i loro ricordi contribuiranno a evidenziare la grandezza del suo profilo come uomo, come amministratore e come politico. Tutti noi conserveremo di lui, insieme al ricordo, la grandezza del suo profilo. Un grazie voglio fare anche alla famiglia Soricelli per essere qui e per averci donato quelle che, diciamo così, le foto che voi vedete esposte in mostra. Grazie di tutto cuore da parte nostra. Buonasera a tutti. Comincia in questo momento questa sala importante, storica, in cui ci sono decise le questioni rilevanti di questa comunità, un incontro che serve a dare conto della civiltà di una comunità, quella che ha la memoria, che è capace di riflettere, che è capace di
costruire su quello che c'è stato prima, che è capace di non disperdere i fili rilevanti delle scelte fatte, delle persone che l'hanno svolte, e tentare di passare questi testimoni alle nuove generazioni, perché poi la vita umana ha un tempo definito. Se si perde la memoria, si riparte sempre da zero. E la cultura, e la civiltà, lo sviluppo e l'economia hanno bisogno di memoria. E quindi è molto bello, molto civile venire da fuori ad Avice e rendersi conto di questo grado di civiltà e cultura che fanno la differenza. E poi fanno la differenza anche nelle sfide dello sviluppo del territorio, che saranno sempre più impegnative nei prossimi mesi. I comuni, le comunità che sono più colti, che hanno più memoria, possono vincere. Di questo però non tocca a me parlare tra oggi e domani. Oggi ascolteremo tante testimonianze, domani ragioneremo della politica e di quello che è il futuro delle comunità. Adesso tocca al sindaco, prego, prendere in mano il pallino di questa serata. Prego, sindaco. Per me occupare questo scranno è veramente un momento di grande emozione. E vogliamo ricordare la memoria di Luigi Bocchino come storia di un sindaco, memoria di un paese. Bene, il suo mandato coincide con la mia nascita. E questo per me, 1956, è un qualche cosa che veramente mi rimette a tutto ciò che è stata la storia di questa comunità e anche i miei trascorsi sul piano educativo, conoscitivo, di professionalità. E essere qui oggi veramente, vi posso assicurare che per me è un momento di grande scossa, perché tenta pesantemente, voglio ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per l'organizzazione di questi 3 giorni per commemorare il centenario della nascita di Luigi Bocchino. Ringrazio soprattutto i miei consiglieri, ringrazio la cittadinanza, ringrazio le Acri, ringrazio Don Nezio, che comunque si sono prodigati per fare in modo che questa 3 giorni riuscisse nella maniera migliore. A parte tutti i convenevoli rispetto a ciò che è stato anche detto da parte di Tetta nella storia di Bocchino, ma la cosa che veramente a me mi fa gelare il sangue e quando sul nostro muscolo di fiamo, oltre all'indelebile ricordo della comunità vicese, ma quando individuiamo il Bocchino come un esempio che evidenzia un particolare valore umano, capace di trasformare la sua vita in una missione a servizio delle persone. Tutti noi conserveremo di lui insieme al ricordo la grandezza del suo profilo, come uomo, come amministratore e come politico. Queste piccole cose rappresentano magistralmente la vita di Bocchino. Però qualche considerazione dobbiamo farla. Perché noi dobbiamo guardare al passato per acquisire quegli elementi che poi ci consentono di andare avanti, magari evitando errori che sono stati fatti nel passato. Ma la comunità amministrata da Bocchino veniva da un periodo storico particolare, post-bellico, quindi con tutto ciò che c'era da ricostruire,
per creare la comunità, che poi successivamente è stata altrettanto martoriata da diversi eventi calamitosi, vedi quello del terremoto del 62, dove si inizia a parlare chiaramente del trasferimento di questo centro, e poi nel 1980, dove si è accelerata la procedura per il definitivo trasferimento del centro storico, ma sempre con un obiettivo: non perdere queste origini. E si è fatto, tutti si sono prodigati perché questo potesse accadere. L'elemento che caratterizzava Bocchino, come sempre nella politica esistono le maggioranze, le opposizioni, esisteva una legge elettorale di tipo diverso, erano i consigli comunali, espressione della gente, che veniva individuato il sindaco. Oggi è il popolo direttamente che sceglie il sindaco. Da una parte va bene, ma dall'altro però si creano dei distacchi con la comunità, perché il soggetto eletto dal popolo diventa quasi come se fosse il despota, colui che ha la rappresentanza totale dell'intero popolo. Negli anni della democrazia ciò avveniva calmierato in una maniera aperta, considerando tutte quelle che erano le rappresentanze che portavano istanze della comunità. Oggi un soggetto eletto potrebbe avere solamente delle istanze particolari, di gruppi di interessi, di gruppi popolari, di tutto ciò che è possibile. Non viene più calmierato nel contesto di una democrazia. E questo credo che oggi si inizia pure a sentire. Credo che questo suo modo di fare, nel poter mediare le attività e poter dialogare sia con le maggioranze che con le opposizioni, che in questi banchi hanno deciso le sorti e lo sviluppo del paese di Apice, poi credo che gli amministratori che mi succederanno avranno senz'altro da dire meglio di me, in maniera puntuale, ciò che è successo nel periodo, però io voglio mettere bene in evidenza che c'era un rapporto più intriso nel contesto comunitario, perché c'erano soggetti che rappresentavano le diverse identità. Oggi si costituiscono delle maggioranze precostituite attraverso delle liste in cui praticamente c'è un soggetto che è il capolista con tutti quanti gli altri e si va avanti per poter decidere le sorti di un popolo. Quasi quasi come se i consigli comunali non esistessero più. Questo è un difetto oggi, a mio avviso. Io ritengo invece che i consigli comunali, per come passa attraverso la legge, debbono avere la loro importanza anche dal punto di vista dell'opposizione e della proposta. Oggi invece questo sistema elettorale crea distacco, crea contrapposizione. Non stai con me, stai contro di me. Quindi io devo fare in modo che per la prossima volta devo stare contro di te e devo prendere più consensi per fare in modo che tu non venga ad essere eletto. Questo è un problema, secondo me, dal punto di vista della democrazia e della crescita di una comunità. Perché Bocchino ha vissuto questa sua storia in questo modo. Lui è stato eletto tante volte. E il Consiglio Comunale, nell'espressione più ampia, attraverso i partiti, veniva sempre individuato quale sindaco e dare continuità a un processo. Oggi queste cose si interrompono, arriva un altro, fa un'altra cosa, arriva un altro ancora, ne fa ancora un'altra. E si perdono dei riferimenti, a mio avviso. E allora il momento della commemorazione di Bocchino deve essere anche un momento di verità, dove dobbiamo connettere la storia, il presente
e il futuro. Oggi la contrapposizione spinta va a discapito della comunità, perché creano rancori, creano discrasie, creano, a mio avviso, anche disaffezione nei rapporti, si rompono le famiglie per questo modo di fare, e noi lo stiamo vivendo quotidianamente, e stiamo vivendo oggi, a mio avviso, anche rispetto a un paese che vive in contrapposizione. Le cose, a mio avviso, si fanno costruendo la verità, perché la verità, io dico sempre, è nel mezzo, nessuno è depositario della verità. La verità si ricerca, e si ricerca con il confronto nella maniera democratica. Non è la diaspora, l'aggressione che crea le situazioni. Ritengo che debba essere invece l'obiettivo nell'interesse generale. E come si può esprimere l'interesse generale? Burkina ha una grande opportunità, perché in questo modo c'erano prima i partiti e poi all'interno dei partiti avveniva in maniera puntuale anche la selezione della classe dirigente. Oggi ci improvvisiamo ad essere classe dirigente. Improvvisamente nascono soggetti, diventano classe dirigente perché hanno l'incarico dal capo bastone, da altre situazioni. Io credo che questa situazione la iniziamo già oggi a scontare, e le difficoltà iniziano già ad essere. Perché? Perché questa contrapposizione politica crea danni e ritorsioni. Non è questa la democrazia per far convivere i popoli e portarsi a un livello per dare prospettiva ai giovani, mantenere gli anziani e vivere in un contesto armonizzato. E allora Burkina ci deve essere l'insegnamento e deve essere il momento di verità. Io quello che colgo rispetto alla gestione del cinquantennale di Burkina è proprio questo, perché ha saputo fare, ha saputo dare quella giusta determinazione per gli obiettivi di crescita della comunità. E quando noi diciamo che conserviamo un ricordo indelebile, è perché non c'è pietra che non ricorda Burkina, ma Burkina come fatto simbolico dell'uomo rappresentativo, ma era una comunità che si esprimeva in modo tale che si individuasse il soggetto per poterla rappresentare. Sembrerebbe una grande conquista, io ribadisco, sembrerebbe una grande conquista, io oggi scelgo direttamente il sindaco, va bene, il rapporto diretto con le persone, va benissimo, ma questo non è che prima non c'era. L'elemento che caratterizza e che ha caratterizzato quella gestione e ci ha portato nelle condizioni in cui siamo è stato proprio questo, la mediazione, il rapporto continuo nella trasparenza e non nella contrapposizione. Io voglio concludere dicendo appunto che noi dobbiamo fare tesoro, ma anche per il prosieguo, a prescindere di quelle che possono essere e quelle che saranno le situazioni a venire. Però questa comunità ha manifestato sempre una coesione. Ci sono state sicuramente, nessuno può dire di no, forse anche degli errori di cui stiamo ancora continuando a svolgere, stiamo ancora continuando a rassicurare, a completare delle situazioni che non erano state completate, ancora oggi, a distanza di tanti anni. Però tutto ciò che era posto nelle condizioni di obiettivi erano obiettivi che
venivano dalla base, venivano da quest'anno, nella condivisione e nel rapporto reciproco per l'obiettivo finale, che era quello del benessere della propria comunità. E questo deve essere, secondo me, il momento di verità. Non c'erano contrapposizioni violente dove bisognava perseguire individualmente il soggetto, perché prima che ci fossero delle azioni, quelle stesse azioni erano mediate attraverso un confronto serrato nelle aule deputate. E questa era una di quelle, nonostante la storia, nonostante il tempo che ci ha consegnato Luigi Bobbino. E allora io gradirei che la nostra comunità potesse continuare con quello stesso spirito, con quella stessa animosità di una riconoscenza generale delle azioni e non perseguire in maniera individuale soggetti che, devo dire, ahimè, e mi sono anche permesso in qualche circostanza di dire che a un certo punto, attraverso anche le leggi elettorali, si è sostituita la legalità con il legalismo, e questo ha creato vittime che stanno anche sul nostro territorio e che stanno ancora pagando per questo contesto. Io voglio ringraziare tutti, voglio che effettivamente tutti coloro che possono esprimere un ricordo lo possono esprimere liberamente, perché questo deve essere il momento di unione della nostra comunità, perché solo se siamo coesi possiamo metterci nelle condizioni di confrontarci anche all'esterno. Ma se pensiamo che dobbiamo limitare l'azione politica di Angelo Pepe perché è di un partito diverso o perché è di un'altra sponda, questo significa penalizzare la nostra comunità, e ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Io vi ringrazio tutti e avremo occasione anche domani di riconfrontarci ancora su queste cose, ricordando la storia di questo paese. E qui c'è l'onorevole Pepe, che di queste situazioni le ha vissute direttamente attraverso anche le diverse leggi elettorali, ma quella che era la democrazia che consentiva di creare classi dirigenti e obiettivi per l'interesse generale era quel metodo della condivisione, del confronto, che diventa necessario per fare grande una comunità. Grazie a tutti.